La domanda la farò comunque in italiano, however, to the question in Italian. Il tuo film arriva abbastanza dritto al cuore, in un momento in cui il concetto stesso di resistenza viene risemantizzato, reinventato, accettato da alcuni e rigettato da altri. Ma la questione appunto è la testimonianza. Ad un certo punto viene detto, credo che sia Fuchs che dice, l'importante, anche se abbiamo perso, è che ci sia una testimonianza, che si sappia che non siamo stati inerti di fronte a quello che stava succedendo. E appunto la domanda è, come siete rimasti coinvolti in questo movimento con questi ragazzi? Come è nato il progetto di farli diventare i protagonisti di un film? Yes, so I'm a film student from Germany and I study there directing, and I finished there my second year film, a fictional film, and then there was this corona, this COVID winter, so like it was cold and yeah, they were COVID, and I read a lot about the climate crisis, and yeah, I got a little bit depressed, and I was thinking, okay, what can I do as a filmmaker? And so I go to Lützerath, because that was the place at the time where all climate activists from Germany go to talk about solutions. And so I went there, and at the same time I followed the hunger strike in Germany from these activists. And I was thinking, okay, these guys go so far, they go on this hunger strike, and I want to meet them. So they were at the same time in Lützerath, so, and I took my camera and I asked them, yeah, can I film you? And so I started filming, and yeah, and I had no plan. So like at the beginning, I think maybe it's a 10 minutes film and I do it just for my own, or I don't know, it's just for me to looking for answers. And yeah, and then it became bigger after a while, and I quit uni for a while, and also some friendships and everything. So I think, okay, for 1 year I lived with them, and yeah, and after that 1 year was the editing process with Lena. Sono uno studente tedesco e ho studiato appunto regia, direzione, e ho finito questo film alla fine del mio secondo anno. Alla fine del secondo anno come studente ho finito un film di finzione. Poi è arrivato quello che ho chiamato un po' l'inverno del Covid, quindi un inverno molto freddo, e in quel periodo ho letto molto riguardo ai cambiamenti climatici e alla crisi climatica, ed era un periodo in cui mi sono un po' depresso e mi sono anche chiesto cosa potessi fare io come regista per i cambiamenti climatici. Quindi sono andato a Lützerath, dove tutti gli attivisti per il clima si erano incontrati in quel momento, e li ho incontrati, e allo stesso tempo ho seguito anche persone che stavano facendo appunto lo sciopero della fame, e mi sono molto interessato a loro, a queste persone che andavano così oltre, e ho deciso che volevo incontrarli, visto che erano lì comunque anche loro a Lützerath. Quindi ho chiesto loro il permesso di poterli filmare. All'inizio non avevo piani, anzi avevo pensato forse di poter fare un film per me di 10 minuti, magari che mi desse un po' le risposte che stavo cercando, e poi man mano è diventato qualcosa di più grande. Ho comunque dovuto lasciare un po' l'università, le amicizie che stavo seguendo, per occuparmi di questo progetto durato un anno, e poi c'è stato un altro anno di montaggio con Lena. Quindi a proposito di questo, una domanda che faccio a entrambi:
quanto materiale avevate girato e quanto è stato difficile trovare delle linee narrative e montarlo in qualche misura. So yeah, it was about 70 days of shooting, I think, and we had over 100 hours of material. And yeah, it was quite difficult to find the story, I think, because I already started editing, or we started editing while the filming process wasn't finished yet. And also, it wasn't clear yet if Lützerath was going to be evicted or not. So yeah, so that's why we, for a long time, didn't really know yeah, when, how, or where the film would go. And also, the footage that we used for the very beginning of the film, the scenes from the hunger strike, it was some kind of footage that we got like 2 weeks before we finished our editing. So yeah, a lot of things changed all the time. Allora, abbiamo fatto le riprese per quasi 70 giorni e in totale abbiamo più di 100 ore di materiale, quindi sì, è stato un po' difficile creare la storia e quando ho iniziato con il montaggio non avevamo ancora finito il film e non era chiaro appunto se Lützerath sarebbe stata sgomberata o meno, quindi per molto tempo non abbiamo saputo in che direzione andare e alla fine, ad esempio, la scena che vedete all'inizio, quella in cui ci sono gli attivisti che stanno facendo lo sciopero della fame, è stata girata 2 settimane prima della fine del montaggio. Quindi sì, ci sono stati molti cambiamenti in corso. Sì, e a proposito appunto della fine di Lützerath, della demolizione del villaggio, è una sequenza impressionante, anche perché le macchine, i dispositivi messi in atto dallo Stato per demolire lo Stato sembrano qualcosa di veramente apocalittico, sembra il Moloch che si divora la terra. E vedendo quello, ma anche vedendo invece delle scene di azione più diretta, mi domandavo se avete mai temuto per la vostra incolumità, perché in fondo eravate in prima linea anche voi con la macchina da presa, e con gli apparati, insomma. Yeah, so like for me is because I do the camera by my own, it's like when I look through the camera, it's like I see a film. So it's not like I'm into it, so it's like more like okay, that's a nice frame and I can abstract it very good for me. But often at the next day, I think, oh, I was very close, or that was maybe scary at this moment. So I think I had also luck while shooting, but yeah, you said something about the excavator, so this big thing at the coal mine. I think it's Lützerath is also like from a film perspective a good place for shooting because it's like this David against Goliath. I don't know, like you have the small people and you have the state, and yeah, it's like a good storytelling also. Like it's as a filmmaker, it's good to have something, but now I think after Cole, things got more complex and it's even harder for filmmakers to film something like LNG, especially it's harder to film it, and but it's crazy also, like yeah. LNG, it's like gas in the ocean, like LNG terminals. It's you have not this big picture. Allora, sì, per quanto mi riguarda io faccio le riprese da solo, quindi sono io a tenere la cinepresa e quando filmo in realtà guardo tutto attraverso la cinepresa e vedo già un po' la realizzazione finale del film, non sono davvero all'interno della situazione, quindi
Quindi magari il giorno dopo ci ripenso e dico sì, però l'ho scampata bella, ci sono andata veramente molto vicino. E quindi credo di aver avuto anche un po' di fortuna nel filmare tutte queste scene. Per quanto riguarda la cosa degli scavatori che menzionavi, che sono presenti appunto nel luogo della miniera, e Luzzerato è un buon esempio dal punto di vista della prospettiva cinematografica, perché dà proprio questa immagine di Davide contro Golia, quindi delle persone piccole contro magari uno stato che è molto più grande. E quindi dal punto di vista narrativo Luzzerato offre davvero delle buone prospettive. E ora però le cose sono diverse, la situazione è diventata ancora più difficile ed è molto difficile filmare questi LNG, ossia gli oleodotti sotterranei, perché ovviamente sono nascosti e non si vedono. Dal pubblico che è rimasto incollato alle sedie con me, i ragazzi al semaforo di Berlino. Beh, allora, da qualche settimana in Italia sono state approvate delle leggi che sono più repressive nei confronti degli attivisti del clima. Adesso vado a memoria, però credo che ci siano delle sanzioni pecuniarie fino a 60.000 euro e una detenzione da 2 a 5 anni. Ecco, nel documentario a un certo punto si parlava, gli attivisti dicevano di detenzioni di 2 anni e addirittura di ergastolo. Cioè l'ergastolo? Per gli attivisti del clima in Germania? No, so like in Germany we had so this is everything, like it's new in Germany and also like in the world, these protests, these climate protests. So the state must think, okay, what can we do, and the repression will be bigger every year, but we haven't like that you must go to the prison for your whole life. So like Lina, you saw her in the movie. Right now, she stopped climate activism just for a while because she must do social work, like 80 days social work, and then she in 2 weeks she must go in front of the in front of the court, and they but we don't know what will be next. So everything is right now open. And I think the scene where they talk about the lifelong imprisonment, it's like more some kind of a speculation what could happen if they make more extreme climate activism, like very extreme things, then maybe this could be something that could happen. Allora, questa situazione è totalmente nuova in Germania, quindi lo Stato ogni volta deve pensare a cosa fare. Ogni anno le repressioni diventano sempre più grandi, ma in questo momento non c'è l'ergastolo. Una delle attiviste che avete visto nel film è stata fermata e è stata arrestata e ha dovuto fare 80 giorni di lavori socialmente utili, e poi tra 2 settimane ci sarà il processo in tribunale, quindi ancora non sappiamo come sarà la situazione. Poi Elena aggiungeva che in realtà la scena in cui si parla dell'ergastolo è puramente una speculazione, cioè ci si chiede cosa accadrebbe se le cose venissero un po' più spinte all'estremo. L'ultima cosa, nel documentario a un certo punto si cita un libro importante che è Come far saltare un oleodotto di Malm. Ecco, penso che non sia stato scelto a caso, credo che sia proprio quello il libro fondamentale a questo punto. So was there a question inside? So just c'era una domanda o è solo un commento? Yeah, and so it's true in Germany also, like in the whole climate movement, everyone knows this book. Yeah. Buonasera. Prima di tutto volevo fare i complimenti perché, come
stato detto all'inizio, è un film veramente che colpisce al cuore. Non avevo mai visto, insomma, un documentario che si concentrasse così tanto non solo sullo spirito della rivoluzione, diciamo, di questi ragazzi, ma anche sulle contraddizioni, sul pensare al futuro, anche al curarsi degli altri e di se stessi. La domanda che volevo fare in realtà è che a un certo punto nel film viene mostrato un incontro di Fridays for Future, che è un po', diciamo, il gruppo che ha aperto un po' lo sguardo riguardo ai movimenti per il cambiamento climatico, però diciamo che c'è questa sorta di repulsione tra molte file di virgolette dei ragazzi verso questo senso di gioia anche che pervade questo incontro. Quindi come se si stesse un po' dicendo che Fridays for Future è stato soggetto un po' al greenwashing. Quindi la mia domanda era: c'è effettivamente questa percezione tra i giovani, ad esempio, di Letzte Generation oppure Lende Gelende, non so se è giusto, cioè di questa repulsione verso un movimento che è diventato anche un po' un marchio di fabbrica, quello di Fridays for Futures? Grazie. I think there's one important word. It's called a diversity of tactics. So like it means you have different movements in protest movements, and you have the more in the middle and more on the left side. And I think the climate movement right now, it's like there are so many different views about the future, so they are and ideas, but I think they accept Fridays for Future for that to be talking to politicians and to be in the government and so on. And on the other hand, on the other side, the people from Fridays for Future also accept the last generation, I think. So like, but not. I think it's a. It's a difficult balance they must have. So, but I think they accept each other. Allora, c'è una parola importante che è la diversità di tattica. Ci sono diversi movimenti, alcuni stanno più al centro, alcuni stanno più a sinistra, e il movimento climatico è composto da molti movimenti che hanno visioni diverse e opinioni diverse. Ma penso che Fridays for Future sia accettato proprio perché va a parlare con i politici e con il governo, e d'altro canto Fridays for Future accetta l'ultima generazione, Last Generation. E, comunque c'è questo equilibrio difficile che deve essere trovato. Una curiosità, c'è stata la numerazione, avete ottenuto in Germania il fatto che ci sia l'obbligo di un numero identificativo per quanto riguarda i poliziotti, perché c'è stata una campagna di Amnesty International in Italia, non siamo riusciti. Grazie. That's a very good question, and I am I know we have this debate, but I don't know how it is right now in Germany. So like the police, they have numbers behind, but these numbers are only known by the police themselves. So like, yes, so it's not like, it's like, that's, I think it's also, it's a big problem in Germany, and I don't know how is it in Italy, but if a policeman do something wrong, police go. Yeah, they must turn against each other. So, like, that's a big problem, I think.
Allora, è una buona domanda. So che in questo momento c'è un dibattito in Germania, ma non so dove stia attualmente, appunto, quale sia attualmente la situazione. In Germania la polizia, ogni poliziotto ha un numero identificativo, ma che conosce solamente la polizia. Quindi non so quale sia la situazione in Italia, ma in Germania è un grosso problema, perché se un poliziotto fa qualcosa di sbagliato, poi c'è un altro poliziotto, ovviamente, che deve andare un po' contro di lui e farlo sapere. And the answer is that in Italy the situation is very, very bad. Ero curioso dell'attivista liberal, quello che si vede nella chiamata Zoom sul cellulare. È un personaggio veramente inatteso in qualche modo, non mi era mai capitato di sentir parlare da quella prospettiva, che è forse è la più contraddittoria che si vede in tutto il film. Yeah, that's super interesting. It's a politician, so it's not an activist, it's a politician from a liberal party in Germany, a very liberal party. And so, yeah, it's the total contradiction to the views of the activists. So at this scene we have both of these very different opinions. Allora, è un politico e non è un attivista, e appartiene a un partito molto liberale in Germania, quindi sì, diciamo che è totalmente contraddittorio anche nei rispetti degli attivisti, nei confronti degli attivisti. L'impressione è che si tratti, anche nel titolo che avete scelto sia in tedesco che in inglese, si tratti di un inizio più che di un film che finisce. Avete intenzione di continuare con il progetto, con questo tipo di temi, o pensate di darvi a qualcosa di completamente diverso? Yeah, I think about it. So like, because everything is so fast right now, like the last generation, part of them go into the European Parliament, and they want to that we can vote for them. So it's a very different strategy right now. So I think about it, but on the other hand, I was with them with this film like over 2 years, and it was, I'm super into this topic right now, and for me, I like this kind of filmmaking, to be close at the protagonists and the groups, and yeah, I think about different projects, but with a different kind of tonality, like style of filmmaking. Ci ho pensato a dire il vero, però ora le cose corrono veramente molto veloci, ad esempio Last Generation sta andando al Parlamento Europeo e vogliono farsi votare, quindi c'è proprio una diversità di strategie. Ci ho pensato, però d'altro canto questo film mi ha richiesto 2 anni per la realizzazione e ci ho speso molto tempo, mi piace davvero comunque essere così vicino alle persone, guardarle da vicino, però forse sto pensando un po' ad altri stili e ad altre tonalità di narrazione. Su questa nota di speranza e su questi progetti per il futuro, faccio le mie congratulazioni a Felix e Elena, e grazie per aver accompagnato questo film a Bergamo, e speriamo di avervi con noi con dei progetti futuri. Grazie.